Ciao ragazzi e ciao ragazzi, eccoci qua in un nuovo video, un video Lidl. Lo so, vi avevo promesso dopo il video Rospin che vi avrei fatto il video MD, solo che a Lidl c'è una grossa novità, quindi non potevo non andare prima a Lidl. Però tranquille che andrò prestissimo anche al discount MD, vi farò un nuovo video. Comunque vi lascio giù nell'info box tutti i video per quanto riguarda svuoto alla spesa, Eurospin, MD, video precedenti sulla Lidl, il Todis, Esselunga, Conad, eccetera eccetera, stanno tutti qui giù nell'info box. Se vi piace questo tipo di video lasciatemi un like, così ne faccio più spesso. Iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanella per non perdere nessun video. Scusate se c'è un rumore di sottofondo, non so se si sente, ma oggi stranamente è brutto tempo. Sti giorni ha fatto un tempo primaverile, cioè faceva caldo, solo che oggi tira vento, un tempo un po' nuvoloso, un po' freddino, e quindi si sente forse un po' di rumore di vento e pioggia, non so. Spero che non si senta e scusatemi se si sentono dei rumori di sottofondo che disturbano il video. Ditemi nei commenti in quali supermercati discount vorreste che andassi a fare la spesa, così vi faccio altri video del genere su supermercati che magari non ho visto. Ditemi voi, fatemi sapere. Iniziamo con Lidl. Allora, da Lidl io ero andata principalmente perché sapete che è uscita la nuova linea della Sea & Nature alla mandorla, e quindi perciò ero andata io per quel motivo, ma non l'ho trovata, quindi sono sconvolta. Solo io non ho trovato questa linea, mi dispiace perché mi sa che già è terminata. Nell'ultimo vlog vi ho detto che nelle ultime settimane insomma ho avuto dei piccoli problemini e quindi non sono potuta andare subito a Lidl, sono andata dopo e già erano terminati tutti i prodotti, quindi sono rimasta molto dispiaciuta e sconvolta, ma è andata così. Avevo visto già in giro gli Inci, anche altri video recensione, ed erano prodotti veramente ottimi. Spero che ritornino di nuovo in commercio. Voi ditemi se l'avete trovati, se sapete se torneranno in commercio. Comunque, a parte che una linea biologica naturale con tutti i buonissimi ingredienti, però una linea proprio per pelle sensibile, delicata, e quindi in questo periodo mi avrebbe fatto proprio comodo, mannaggia. E poi c'era anche la spuma struccante, che io già avevo provato quella al limone, e so che questa, la rosa, rosa e mandorla se non mi sbaglio, è migliore, quindi volevo provarla, purtroppo non l'ho trovata. Poi c'erano anche altre cose tipo olietti. Ditemi voi se l'avete trovata, se l'avete comprata, se vi siete trovati bene, fatemi sapere. Comunque io magari riandrò nei prossimi giorni per vedere. Però per quanto riguarda i cosmetici ho trovato una piacevole scoperta, ho fatto una piacevole scoperta, ho trovato dei prodotti che erano in offerta. Iniziamo per gradi, prima vi mostro la spesa di alimenti e poi vi mostro i cosmetici nuovi che ho trovato a Lidl. Ho comprato cose semplicissime, prima di tutto l'insalata, appunto perché volevo trovare questa nuova linea Sea & Nature alla mandorla, quella rosa. Sono andata in due Lidl vicino a casa mia e quindi ho due scontrini, quindi ora dovrò cercare le cose in due scontrini. Vabbè, però so che voi ci tenete tanto, insomma, sapete i prezzi, ma sappiate che i prezzi della Lidl, essendo discount, sono molto bassi. Comunque ho comprato semplice lattughino e l'ho pagato 79 centesimi. Poi ho comprato questo che è un tipo un riso basmati, è biologico, c'è sempre comunque nel reparto biologico in cui ci sono le gallette di riso, le gallette di riso ricoperte al cioccolato fondente, la pasta, il riso, insomma, crackers, grissini, pancarré. Però io ho voluto prendere questo riso qui, che è tipo un riso indiano, un riso a chicco lungo. Mi piace veramente tantissimo. Rispetto al riso basmati ci vuole qualche minuto in più per cuocersi, però per cambiare l'ho voluto prendere. E costa circa 1 euro. Cosa che prendo sempre a Lidl, oltre alle gallette di riso ricoperte di cioccolato fondente, che ora non ho preso perché già avevo fatto la spesa a Conad e avevo comprato insomma le cose più utili che mi servivano, quindi ho preso giusto qualcosina dalla Lidl. Ho preso un must have che sempre prendo alla Lidl, cioè il salmone. Questo qui l'ho messo in freezer perché lo mangerò in questi giorni, lo mangiavo stasera. Filetto di salmone, mi piace veramente un sacco, e il prezzo è conveniente perché costa tipo circa 4 euro per 250 grammi. A me piace veramente tantissimo, sapete, il salmone, lo mangio con riso basmati, accoppiata vincente, si sa, il riso basmati, zucchine e salmone. Poi ho preso questo, non so se è una novità, io è la prima volta che le prendo, uno già ne ho fatto fuori, queste caramelle qui al limone dolcificate con stevia senza zucchero, sono molto buone, ci sono anche alla menta se non mi sbaglio. Poi ho preso il rosmarino, che finisco sempre perché lo utilizzo molto sul pesce e nelle patate al forno, quindi subito mi finisce, e costava tipo 50 centesimi, la precisione 75 centesimi. Il filetto di salmone precisamente 4,99 euro. Poi l'avocado invece, che ho già consumato, l'ho preso uno e costava
1,49€. Poi ho preso questo invece, che è un frullato, tipo un succo di frutta però frullato, e un frullato che contiene solo frutta a base di mango, arancia e banana. Eccolo qui, mi piace veramente un sacco perché, come vi ho detto, contiene solo frutta, è ottimo per merenda e costa soltanto 99 centesimi. Ci sono un sacco di gusti, anche quelli a mirtillo, fragola, poi c'è anche la confezione più grande che è più conveniente, solo che subito mi va male perché comunque siamo in due, quindi preferisco prendere queste qui piccoline, magari da portare con sé fuori casa, insomma a colazione o a merenda. Poi ho preso questi due tipi di snack che non vedevo da parecchio tempo, oddio un capello, da Lidl, e sono ritornati di nuovo. Eccoli qui ragazze, tada, sono questi snack tipo patatine fritte ma sono al forno. Questi sono al pomodoro, anzi al gusto pizza, e questi invece alla cipolla. Sono degli snack comunque non light, ovviamente sono sempre una cosa sfiziosa particolare. Sapete che io comunque non è che sono proprio fissata con gli ingredienti, con la dieta, ogni tanto prendo anche patatine, cose varie. Per cambiare, visto che mangio veramente tantissime patatine, ho voluto prendere questa alternativa. Sono praticamente degli snack gustosi, questi alla cipolla. Costavano soltanto 90 centesimi, non è fritto e senza glutine e 50% di grassi in meno. Questi verdi sono quelli alla cipolla a forma di fiorellino, senza glutine, senza glutammato e senza OGM, senza olio di palma, senza latte, senza lattosio, con olio di girasole. Sono molto leggeri e sfiziosi e super croccanti. E c'è il gusto pizza. Se vi piacciono tipo i Dixie, i Puff, ecco, i Fonsis, allora vi consiglio quelli al formaggio. Io non li preferisco, preferisco questi qua a gusto pizza. Non sono fritti, sono al forno, senza glutine, con 50% di grassi in meno. Sono uno snack sfizioso, tipo patatine, però un po' più leggere, ecco tutto. C'era una bella sezione super scontata per quanto riguarda abbigliamento sportivo, ma anche gadget, accessori sportivi. Poiché ultimamente sono andata da Decathlon e ho comprato sia un leggings che delle magliette, però sapete, le magliette non sono mai abbastanza, perché comunque quando si va in palestra si suda, si cambiano spesso, e quindi ho preso questa maglietta qui. C'erano in vari colori, anche nera, infatti ero indecisa tra la nera e questa qui che è tipo un azzurro turchese, però alla fine prendiamo una più colorata, più allegra, e ho preso questa qui turchese del marchio proprio sportivo che c'è alla Lidl. È una maglia sportiva da donna, si asciuga rapidamente, regola l'umidità grazie al trattamento idrofilo, dettagli rifrangenti. È una maglia che dovrebbe essere abbastanza aderente, ma comunque non dovrebbe far sudare troppo. Io ho preso taglia M, vedete, non ho preso la taglia S perché a me i leggings li voglio belli stretti, aderenti, perché facilitano i movimenti, però la maglia la preferisco un po' larga, non troppo perché altrimenti si alza quando si fanno esercizi, quindi l'ho presa una taglia M, insomma, che non mi va troppo aderente, altrimenti poi sudo. Eccola qui, molto semplice, la parte finale è fatta così. L'unica cosa che prendo di make up della Sien è lo smalto, come al solito. Stavolta ho preso questo colore qui, mi chiama Nude Brown. Mi piace molto perché è nude intenso, tipo il colore dei rossetti che mi piacciono tanto. Quindi ho voluto prendere anche lo smalto perché non ne avevo di questa colorazione, a parte i rossetti. Allora, veniamo invece ai due marchi nuovi che ho trovato al Lidl, sempre biologici, con buoni inci, con buoni ingredienti, però a prezzo ridottissimo. A parte i prodotti Sien Nature, a parte quelli alla mandorla che non ho trovato, e quelli PHBio, ho trovato questi due marchi nuovi. Allora, prima di tutto ho provato questo, che è il marchio Natura Verde Bio, bagno doccia. È un bagnetto delicato con estratti biologici di avena e camomilla, che va bene sia per i bimbi che per gli adulti che hanno una pelle sensibile. Infatti ha proprietà lenitive ed emollienti, è ideale per la detersione quotidiana, è priva di agenti schiumogeni aggressivi, di parabeni, di coloranti, deterge delicatamente la pelle. Il mio schiuma molto delicato, guardate quanto è carina la confezione. E di questa linea c'era anche la crema corpo e la crema mani, e costava 3,40€. Il bagno schiuma non l'ho preso più perché giustamente avevo preso quell'altra marca, e ho preso quindi il sapone mani e lo shampoo. Vi dico che c'era anche il bagno schiuma, la crema, un sacco di prodotti, c'era proprio uno stand pieno di prodotti ed erano tutti in offerta promozionale. Lo shampoo per capelli grassi l'ho pagato 2,50€, invece il sapone liquido per mani 1,90€. Sapone con materie prime di origine biologica e al melograno, senza allergeni, certificato biologico, contiene estratti biologici di melograno, bacche di mirtillo nero e aloe vera, senza parabeni, siliconi e paraffina. È molto delicato e vi descrivo la profumazione, sono curiosa di sentire. La profumazione
dolcissima, sembra tipo melograno, mirtillo, un po' fragola, però molto delicato, mi piace, approvata la profumazione. Ho preso lo shampoo per capelli grassi, sapete che io utilizzo sempre lo shampoo per capelli grassi, ho scelto questo al tè verde, ma c'era anche quello per capelli secchi, per capelli normali, anche questo certificato biologico vegan, ok, eccolo qui da vicino. Lo shampoo prettamente per capelli grassi con estratti biologici di tè verde e castagna e con proteine vegetali, non contiene siliconi, petrolati, perché comunque è completamente biologico. Il video Lidl finisce qui, mi raccomando scrivetemi nei commenti quali altri video del genere vorreste che io facessi e spero che il video vi sia piaciuto e vi mando un bacio grande. Ciao.